Da un'altra cartolina di Sharon della serie Cose Buone dal Mondo. Hong Kong è stupenda, un abbraccio, vi penso sempre, Sharon. Oh, quella quando sta qui non ci pensa mai, adesso ci manda pure le cartoline. Hai capito? Che ci vuoi fare, Massimo? La vita senza di lei è come l'Olimpico senza la Roma. È la vita. Oh, mancano 20 secondi alla ricreazione. Due maridozzi con panna sulla A? Mi fa specie l'idea, Massimo. Io non tradisco mai la madre patria, la terza C alla pari. Terza C prima, grazie al suo centravanti di sfondamento Bruno Sacchi. Seguono a ruota la terza E e la terza D. La terza B è esentata dalla competizione causa grave lutto, ovvero compito in classe. Massimo, mi devi due maritozzi con panna abbondante. E che fai? Tutta sta scena per due maritozzi? E li pierò senza mano. Alta, castana, occhi alla ornella muti, gambe flessuose, sorriso alla Föller. E mai vista prima. Ricevuto e confermato, è una nuova. Ciao. Scusate, è questa la terza C? Sì, come Chicco. Come conti, Massimo? Sei stata arruolata in questa classe? No, cercavo soltanto il professore d'italiano. Chi? Il ragazzo della curva B? Gli devo consegnare una lettera, me l'ha data sua figlia. Non ci credo. Il rospo ha fatto i girini. Non è possibile. Scusaci, ma la sola idea. San Gennaro ha fatto un miracolo. Pensa che deve essere questo. Non ci voglio pensare, Massimo. Potrei pure morire. Basta che ti immagini il professore con la minigonna e la cosa è male. Cazzaretti! Scusi, signor Vaiello. Ciao, papà. Ciao, Francesca. Conti Massimo e Chicco Lazzaretti, Grezza d'Oro 1988. Scusaci, sai, lavoriamo per la concorrenza. È lecito sfottere i conduttori della rete di Stato. La guerra è guerra. Per farci perdonare ti vorremmo invitare alla festa di Woodstock. È il suo compleanno. Vieni. Va bene, però in minigonna e con la coda di cavallo. Permesso. Ciao. Bella casa. Ciao. Ma che fai? Ti nascondi? Vieni, ti ho portato delle scarpe che ti faranno andare in pole position nel tuo look da sfigato. Uga! Grazie! Vado io! Oh, meno male, tutto a posto, ci hai messo pure le candeline. Sì, e tu ce l'hai i soldi per pagare la torta? Ma ha detto Chicco che dopo ci pensa lui. Vieni tu, ti andiamo via. Oh, ma come faccio io a fare la festa a Woodstock senza torta e candeline? Che succede? No, questa a me, chi me la paga? Ci penso io. Hai visto? Che t'avevo detto? Bruno, paga. Oh, non ti smentisci mai, Oh, Bruno, vuoi fare la stessa figura da morto di fame di questo che non mi fa mai credito? No, per carità. E allora fagli vedere chi sei, crepi l'avarizia.
Ma sempre la mia d'avarizia deve crepare. Bravo Bruno, bello schiaffo morale gli abbiamo dato. Ciao, auguri. Sì, ma qualche volta gli do una pizza a questo. Niente. Niente, dai, è una settimana che sei strano, pure a scuola, non apri bocca, non ti vedo tirare palline di carta. E non scrivi più scemo chi legge sul diario del professore. Ma perché non l'ho lasciato in pace? E poi per quale motivo dovrebbe essere felice? Ma perché oggi è il suo compleanno, no? Compie 18 anni. Appunto, 18 anni d'angoscia. Io non lo so, ma fare festa per il proprio compleanno non ha proprio senso. Questo non è un giorno da ricordare, ma da dimenticare. Dovrebbe forse gioire per essere venuto al mondo su questa terra così arida, scura, lurida, marcia. La benedetta. Dove l'unica certezza è la morte, che ineluttabile lo aspetta alla fine di quel tragico viaggio che è la vita. Eh? No, qui l'unica certezza è che tu ci hai proprio rotto. E non è possibile. Beh, se è così che la pensate, allora tolgo il disturbo, eh. Insomma, mi vuoi dire o no cos'hai? Dai, su, confidati. In certi momenti si ha bisogno degli amici. Dai, di tutto a brunetto tuo. I miei si separano. Beh, certo è dura da affrontare, ti capisco. Però guarda che ormai sono più quelli che si separano che quelli che rimangono insieme. Al gioco delle coppie ci crede solo Predolin, va di moda il singolo. Beh, guarda, i miei stanno ancora insieme e se vogliono pure bene. Vabbè, a Bruno, i tuoi li unisce l'amore per la carbonara, eh. Stammi a sentire, ti parlo da esperto, guarda, conosco l'argomento fin troppo bene. Certo, la cosa c'ha i suoi svantaggi, come fare due volte il cenone di Natale. Beh, chiamano gli svantaggi. Ricevere due volte gli stessi regali. Fa comodo, così se ne rompi uno ce n'è sempre un altro. Ma c'ha pure i suoi vantaggi. Pure. Certo, i genitori separati sono molto premurosi con il figlio. Lo coccolano, gli fanno fare quello che vuole. E allora quasi quasi mi conviene. Mi sa che stasera faccio un certo discorso a mio padre. Lo vedi, l'ha capito pure Bruno. Dai, su, non fare così. Ti abbiamo preparato una bella sorpresa. Davvero? Chiudi gli occhi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. A te la prima fetta. Oh, e la torta? Eccola che non l'avete, ho spento pure le candeline. Ah, perché questa sarebbe una torta. Ah, io mi credo che tuo tipo avesse voluto risparmiare, allora avesse fatto questa. Che peccato. Che risparmio, Bruce, la so proprio fregata. E chi può essere stato? Beh, comunque nessuno di noi, questo è certo. Va bene nessuno di noi, ma qui dentro c'è un'estranea, Francesca, la figlia del professore. Scusate. A proposito, è un po' di tempo che non la vedo. Chissà dov'è. Sono qui. In ogni modo, dei figli dei professori non bisogna mai fidarsi. Ma come potete pensare che io possa aver rubato una torta se sono diabetica? Eh sì, dicono tutte così. Felice, vengo a prendere mia figlia ad una festa della mia classe e dopo avervi concesso l'onore di vederla qui, mi trovo ad ascoltare indegne accuse. Questo è un attentato di lesa maestà. Pagherete questo affronto con un mese di tortura. Interrogazioni nei giorni pari e compiti in classe nei giorni dispari. Sì, mo' alternati come le targhe. Insomma, in poche parole, sua figlia non è colpevole perché ha un padre professore veterocripta affetto da nevrosi borbonica. Ma vedi, ma che è contagioso? E che minaccia rappresaglie. Lo ammetto, il registro logora solo chi non ce l'ha. Ah. Ma Francesca non è colpevole. Lei non può essere stata perché è stata tutto il tempo qui fuori con me sul balcone. Bravo Conti, le do atto del suo atto senso civico. Guarda, guarda, adesso Massimo fa pure il leccapiedi. Guarda che è la verità, posso anche provarlo. Cioè io ci ho provato, professore, sua figlia c'ha un destro, altro che Tyson. Lei ha osato mettere le mani addosso a mia figlia. Veramente al contrario. Conti, da questo momento in poi, qualunque cosa faccia, nel bene o nel male. Due, Francesca, andiamo. Permesso. Ragazzi, io sono sconvolto. Uno che si ruba una torta di compleanno per me è proprio un infame senza cuore. Infatti, chi può essere stato? Ma uno che gli piace mangiare. Bravo, bella scoperta. Ma proprio un fanatico del cibo, un ciccione, uno che se vede una pastarella gli piace un languore e comincia a sudare tutto. Sai che c'è proprio ragione? Grazie. Chi è infatti in classe l'unico ciccione, fanatico di dolce e capace di fare qualsiasi cosa per una pastarella, eh? Oh, ma che siete impazziti? Chi è che si è occupato della torta a casa di Woodstock? Io. Ah, voi pensate che io da solo riesco a mangiarmi una torta di 10 kg in un secondo? Sì. Beh, io piuttosto che rubare ammazzerei, ragazzi. Ma è venuta fame, si sono mangiato pure male.
Oddio, mi hanno fregato la merenda! Oh, manco la mia, c'è. L'unica volta che l'avevo portata. Oh, mi hanno rubato anche la mia. Oddio, proprio oggi mia madre mi ha preparato un bel panino con la frittata, la parmigiana e una bella fetta di mortadella sopra. Oddio, svengo, mi sento male. Oh, oh! Che ne vuoi ancora, eh? Sì, devo superare lo shock. Quale shock? Per la prima volta in vita sua, Bruno non ci aveva la merenda quando è suonata la ricreazione. Capirai, crisi di astinenza, l'uomo dallo stomaco d'oro. Povero Bruno, l'abbiamo anche sospettato di essere l'autore dei furti. Quale furti? È vero, devo dimenticare pure questo. Sbrigati a portarmi un altro vassoio. Subito, mi sembra una buona idea. Ma spiegatemi un attimo, di cosa si tratta? Tutti alimentari, qualcuno si sta divertendo a rubare le nostre merende. Oh, madonna delle merendine! E chi sarebbe questo birbante, questo mascalzone, questo cleptomane? E questo è il bello, ancora non lo sappiamo. Forse, come nei più classici gialli, il colpevole è proprio James, l'insospettabile maggiordomo, ovvero Totil, il barista. E perché, scusa, dovrei essere proprio io a rubarvi le merende? Sentiamo un po', fammi capire. Per riciclarle al posto di quei mattoni che ci propini tutti i giorni. E che te non paghi mai. No, secondo me Totil non farebbe mai una cosa del genere. E poi queste paste sono freschissime, eh. Bravo, questa te l'offro io. Oh, ragazzi, qui bisogna correre i ripari, eh. Era dall'82 che non mi fregavano le merende. Ma poi lo beccai il ladro. Era Mario Rampini. C'aveva il verme solitario, poveraccio. Occorrono indagini serie, scientifiche, alla Sherlock Holmes. E tu, Bruno, mi darai una mano. Perché proprio io, Chicco? Ah, Bruno, sei un esperto in cibo. Chi meglio di te può capire la mentalità di uno psicopatico morbosamente attratto dai dolci? Bruno, solo tu mi puoi aiutare. Grazie. Beh, Chicco, secondo me è semplicissimo. Questo mangia, perché è bello mangiare. E poi facciamola finita con sta storia. In fondo questo smetterà per un po', mica può durare tutta la vita che mangia, no? E perché tu invece che fai? Beh, comunque io non ci sto. Io sto a contatto con tutte queste merendine che spariscono. Mi potrei emozionare troppo. Oggi, per esempio, che mi era sparita la merenda mia, a me ha preso un mezzo infarto. Mo' meno male che adesso mi sto riprendendo un pochetto. Te lo dicevo che mangiavi troppo. Ma spaghi tutte le pastarelle! E certo, te le sei mangiate tutte! Poverino, è ancora sotto shock. Te le sei mangiate tutte, neanche te ne sei accorto. A Massimo, queste cose io non mi sbaglio mai. Se dico che sono sparite e non le ho mangiate, è così, guarda! C'ha ragione. Oh, deve essere ancora qua dentro. No, fidati, stava qualche parte. Oh, signori, qua c'è un fantasma, eh? Ma che fantasma è il fantasma? Beh, a sto punto io mi so proprio. Io posso sopportare tutto dalla vita, lo sapete, io sono un pezzo di pane. Ma uno che si frega le merende dell'altro, questo no. Questo qui è un vigliacco, la deve pagare sta cosa. È chiaro? Qui ci troviamo di fronte a un pericolo pubblico. Come fa la merenda, dai. Massimo, guarda, io non sto a pensare. Ma pensa se lo venisse a sapermi male, che prepara le merende per lo sconosciuto. A quello gli viene l'impatto, eh? Io ho deciso. Tu sarai Sherlock e io Holmes. Veramente Sherlock? Ho capito. Io sarò Holmes e tu sarai Sherlock. Ah, bro, guarda che Sherlock Holmes è una persona sola, eh. Quello che l'aiutava si chiamava Watson. Ok. Da oggi Bruno Sacchi non esiste più. Esiste solo Bruno Watson. E se più ladro me lo magno. Schermo a posto, proiettore acceso. Possiamo partire con l'indagine. Bella l'idea delle foto, Bruno. Dove le trovate? Beh, l'ho rimediato un po' da tutti, con la scusa che devo fare una ricerca scolastica. Bravo, partiamo con la prima. Massimo Conti, detto Under the Top, noto pallonaro, si vanta sempre di imprese frutto solo della sua fervida fantasia. Grande esperto in ritiri prima delle gare mediante scuse patetiche. Per me sta già dietro le sbarre. Tu pensi che potrebbe essere lui il colpevole, eh? Potrebbe aver rubato le merende per provocarsi un'indigestione e scappare dalla gara del judo dove sta a fare una figura pietosa. No, Chicco, mi pare troppo poco, guarda. C'hai ragione, bro. Cambio. Benedetta Valentini, il lato oscuro della terza C. Vive rintanata nell'ombra, tipo vampiro. Perennemente angosciata, come l'allenatore della Lazio. Questa odia tutti, la vita, il mondo. Forse è stata lei a rubare le merende. No, Chicco, non ci credo su questa, dai. C'hai ragione, questa mangia solo yogurt. Cambio. Ammazza quanto è brutto, e lui è il colpevole, è questo. Ah, brutto è brutto, però sei te, stai a fare la dieta punti qua, eh. Cambia. Daniele e Rossella, gli amanti diabolici della terza C. I motivi del loro fidanzamento si perdono tra i più profondi meandri della follia umana, per cui sono capaci di qualsiasi cosa. Teniamoli d'occhio, sti due, eh? Giusto. Cambio.
Mamma mia, non te ci abitui mai, eh? Elia Settisini, dette anche le figlie di Dario Argento, oppure non aprite quella porta che è meglio. Secondo me sono proprio loro, guarda come sono brutte. Poi sono cattive, perfide, non mi passano mai i compiti, sono proprio due spietate. Ragionamento che non fa una piega. Che fai? Elementare, Watson, ora ti farò vedere come si conduce un interrogatorio di terzo grado C. Pronto, Elias? Sono Chicco. Non svenire, non svenire. Senti, siete libere per una chiacchierata tra amici? Vi aspettiamo. Ciao. Ah, basta! Non ne posso più! Sì, sono almeno tre ore che ci state torturando. E se non confessate, saremo qui fino a domani mattina. Abru, faccia piano, che ne vuoi far dormire a letto con me? Allora... mangiate qualche volta? Sì. Lo vedi? Lo hanno ammesso. Alimentare, Watson. Allora vi piace mangiare? Beh, sì. E cosa mangiate? I dolci. No, i dolci non li mangiamo. Non dire bugie. L'altra volta vi ho seguito nel corridoio della scuola. Avevate due pastarelle. Ve l'ho chiesto un pezzetto così e non me l'avete voluto dare. Giovedì al compito in classe ci avevate i baffi sporchi di panna. No, prego. Io i baffi non li ho. Mentite. Vanno pure scambiato per i gemelli Ruggeri. Dove eravate sabato dalle 4 alle 6? A casa a fare i compiti. Ah, qui casca l'asino, quest'alibi non regge. Praticamente avete appena ammesso la vostra colpevolezza negando l'evidenza. Quale evidenza? Quella di non essere state presenti alla festa di compleanno di Woodstock. Quale festa? Quando è stato il compleanno di Woodstock? Veramente... Quando? Sabato. C'è stata una festa? Sì. E chi c'era alla festa? Io, Bruno... E noi non siamo state invitate? Oddio, è vero, non c'era. Ah, tutti i nodi vengono al pettine. E come al solito noi non eravamo presenti. E non è la prima volta. Ah, comunque, se martedì per caso vi dovesse venire in mente di copiare il compito di greco, scordatevelo, carini. Se ci vede Derrick, ci manda a scuola di polizia 10. Ammazza che interrogatorio di terzo grado C. Il professore italiano a confronto del seduto è proprio nessuno. Comunque ho capito, l'hanno fatto proprio nero. A brute, faccio nero io se mi spegni le sigarette spente. Almeno fumale, no? Sono forti. Sono forti, ho capito. Qua c'è un esperto. Mi pare che è la seconda a destra. Sei sicuro che Puccio fa l'investigatore? Ma certo, mamma mia. Oh Bruno, a te ti piace Benedetta? Sì. Se ci dovessi uscire, portala qui che vai sul sicuro, successo garantito. Lasciate ogni speranza o voi che entrate, però entrate. Permesso? Avanti. Avete visto quella donna che è appena uscita? Certo, come ci ha visto si è messa a piangere. È un caso disperato. È venuta per il marito, misteriosamente scomparso. Scomparso? È scomparso, chi? E tu pensi di riuscire a trovare quel disgraziato che l'ha mollata qui solo in mezzo alla strada? E come no, Bru? Magari con l'aiuto di San Pietro, eh? Puccio, ci serve una mano per risolvere un piccolo giallo. Va bene. Un giallo digestivo. Ah, della serie, riuscirà il cavallo a mozzicare il veterinario e bersi finalmente l'amaro Montenegro? Bene, ragazzi. Sono contentissimo di questa occasione che mi date per uscire dalla normale routine ed entrare finalmente nel mondo dei vivi. Oh, guarda che noi qui godiamo ottima salute e così vorremmo rimanere, eh? Tiè! Vabbè, nome e cognome dello scomparso. Gli scomparsi, vorrei dire. Perché? Quanti sono? Sono diversi. Un panino con la frittata, un panino con le melanzane... Eh sì, Abru, dimogli pure gli ingredienti, va? Insomma, ci stanno a fregare le merende. Gravissimo. Come nell'83. L'inquietante caso del cannolo siciliano. Altro che la piovra 12. No, qui è qualcosa di molto più grosso. È sparita una torta di 3 chili. Senti, per me poteva sparire pure il buffet dalla stazione Termini. So, 30.000 al giorno più le spese. Te potremmo dare 3 tramezzini e un pacchetto di gomme americane. Mettici pure netto le mostaccioli a fare fatto. Ma ci potremmo fidare, Puccio? Oh, a Simply Red. Ma cos'è che so io? Sì, Puccio. Senti, non c'è discussione. Guarda, a me queste cose già mi danno fastidio. Me stai a far scarbure, è chiaro? Oh, Bruno, ma lo sai chi è lui? Dico, ti trovi davanti a uno dei più grossi scopritori di casi scolastici disperati, sa? Tu facevi il quarto ginnasio, ma ti ricordi di chi venne a capo del famoso caso del maniaco dei gavettoni?
Sì, lui. Ma prima che scoprì il maniaco, io me ne beccai 17 di cavettoni. E ti meritavi, a Bru. Comunque, se tu vai a leggere sul muro di quello che era il suo bagno personale, terzo piano, seconda porta a sinistra, c'è ancora descritta minuziosamente tutto il caso De Puccio e lo spernacchiatore folle, esempio magico della logica deduttiva dell'investigazione scolastica. Obbligò tutti quanti, professori compresi, a farsi fare delle pernacchie per scoprire il colpevole. Hai capito, Umberto Tozzi? È una questione di livello fortitudine. Le indagini sono un final countdown. Si può dire di più. Ma che sto a dire? Gli aganti te? Sto dicendo, fatti più in là. Perché le indagini dovemmo fare? Fatti più in là. A Bru mi dispiace, ma per fare l'investigatore c'è un'esperienza. Ecco, non me lo sarei mai aspettato. Sono sicuro che Sherlock Holmes a Watson non caccerebbe mai via. Ciao, siete a scuola. Secondo me, tu hai bisogno innanzitutto di un testo enciclopedico. Aci, ma queste sono le pagine gialle, ma che cosa c'entrano? Aci, ma che te senti male? No, mentristisco quando vedo un ragazzo della tua cultura che mi fa domande del genere, a parte il fatto che soltanto il colore delle pagine ti dovrebbe far capire tutto quanto. Ah già, so gialli. Comunque, apri una pagina a caso, non essere timido, apri! Namo, che categoria è? Macellaio. E non sono ladri, non sono ladri! L'altro giorno 26.000 lire al chilo mi hanno chiesto per filetto, e che non è un furto? Ma sai che c'hai ragione, pure mamma mia lo dice che la carne non si può più comprare. Lo vedi, adesso apro anch'io, guarda, una pagina a caso, guarda a caso. Gommista, 12.000 lire per una camera d'aria, anche l'aria te vanno venne, stizzozzi e disonesti, guarda qui, do cogli, caro Bruno, do cogli. Questo è un elenco completo di tutti i ladri, divisi per categoria con nomi, cognomi, indirizzi e numero di telefono. Mi fa specie se non te lo prendi. No, me lo prendo. Senti, siccome soltanto leggendo si impara, io ti voglio fornire di una collana specializzata sui criminali più famosi. In ordine di importanza seguimi: Paperinic contro Macchia Nera, La vendetta de Gamba de Legno, La banda Bassotti colpisce ancora. Ti avverto, questo in effetti può anche fare un po' paura, però tu oramai sei cresciuto, è bene che certe cose cominci a leggerle. Seguimi attentamente, principio fondamentale è quello di avere accanto al testo teorico un'esercitazione pratica. Per questo io ti voglio dare una trappola per topi, con una trappola originale per topi annessa, e guarda, soltanto per te, non lo di in giro, se no ce vado a mettere, un formaggino bel paese. Ecco la trappola per topi. Ma funziona? Prova. Guarda. Ah! Aia! Vedi? O vedi che funziona? Manca il topo, ma quello purtroppo momentaneamente è esaurito. No, niente, è una battuta di spirito. Senti, te volevo anche da poi 10 piccoli indiani con una scatola di sordatini e freccette annesse, e poi assassino sull'Oriente Express con un bel trenino elettrico. Ma non ti vedo ancora soddisfatto. Bravo! Bravo, si vede che sei una persona intelligente che vuole approfondire, vuole poter trattare bene l'argomento. E allora te becchi anche il mistero della cucina etrusca, che sempre un mistero è, chi ha ucciso la mia giovinezza e 10 modi per ammazzare un tordo. Questo è un testo crudele, ma necessario, guarda. Mi viene da ride. Perché? No, dico mi viene da ride perché è una cifra ridicola nella quale ti voglio anche comprendere una bellissima canna da pesca, ecco te la die, con una doppia scatola di esche morte, ma praticamente vive, il tutto per una cifra veramente ridicola. Te la dico io, me la dici te? Sì, te la dico io, 400.000 lire. Ma ci senti, io non riesco a capire perché le cose che mi servono a me costano così tanto. E beh, anche questo in effetti è un mistero che però riuscirai a risolvere quando sarai diventato detective. Dici? Tu stai in una botte de ferro, figlio, in una botte de ferro. Ma poi c'è mania. Ah, ma papà, ma perché non mi aiutate voi che avete una certa cultura sui gialli che fanno in TV? Per fare l'investigatore come prima cosa diceva un lecca-lecca. Un lecca-lecca? Sì. Come qua c'è il pelato? Poi c'è un impermeabile da zozzone.
come Colombo. Come quello tuo. Oh, se il caso non sta difficile, te c'è una carrozzella. Coi cavalli, come quella del zio Oreste. A rotelle, come quella da Roy, sai. Gagliardo. Poi c'è una cosa importantissima, l'occhio di falco. Fiuto? Beh, questo modestamente, scusate, non mi manca. Hai fatto la matriciana in maniera classica, con variante di salciccia. Ed è? Mortadella. Risposta esatta. E vai. Ammazza che investigatore che c'avevo. Spartaco, adesso parli dell'indagine. Ok, tu non devi mai parlare con nessuno, ti devi fare l'affari tua, sennò ti rubano l'indagine. 30 le donne del giallo sono tutte zozzone. Trova un informatore, uno spione. Come il portiere? Sei sulla strada giusta. E mi raccomando, da trovare il corpo del reato. Il corpo di che? Il corpo del reato, così inchiodi il colpevole. E allora mi serve un martello. Sì, ma scusa, io per smascherare il colpevole come faccio? Dai retta a me, fa come Derchi, che indaga, non scopre mai niente. Poi l'ultimo esce il colpevole e confessa. È giusto, perché il delitto non paga mai. È giusto, perché non ha la carta di credito. Ma perché Daniele? E fidati, Chicco, è una questione di fiuto. E fatemi lavorare, fatemi lavorare. Perché Daniele c'ha quell'aria insospettabile, da bravo ragazzo. Vedrai che con questo mio piano cadrà sicuramente in trappola. Boh, siamo sicuri che funzionerà? In the middle of night, I don't want to stay. Oh, se preferisci, abbiamo anche un piano alternativo. Ci appostiamo davanti alla toilette di Daniele e analizziamo i suoi bisogni. Come Mino D'Amato, esplorando. No, Puccio, mai convinto, preferisco l'altro. È una questione di fiuto. Oh, arriva Rossella, eh. Mi raccomando, Puccio, un po' di tatto, non me la spaventare. Lascia fare a me. Ciao, allora di cosa dovete parlarmi? Dunque, Rossella, non ti agitare. Tanto ormai il tuo Daniele c'ha le ore contate. Oddio, che è successo? Ho detto non ti agitare. Purtroppo il tuo ragazzo è soltanto un pericoloso criminale qualsiasi. Grazie, Puccio. Io non ce la facevo a essere così delicato. Insomma, Rossella, abbiamo forti sospetti che i furti alimentari in classe nostra siano opera di... Daniele! Se la vi, se la vi! Non riesco a crederci. E io che non mi sono mai accorta di niente. Beh, voglio dire, a me tanto normale non mi è mai sembrato, eh. E pensare che voleva sposarmi. È chiaro, per rubarsi i confetti e la torta di nozze. E per smascherarlo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Va bene, sono pronta. Vieni che adesso ti spiego. Ho in mente un piano troppo forte, il piano BA! Quando arriva? Gli ho dato appuntamento alle 5. Capirai, stiamo freschi. Con Daniele possiamo pure far notte. Beate fede, oramai è in trappola. Lo registriamo anche col video, così abbiamo una prova lampante da mostrare alla corte di Assisi. Come i nastri dell'Iran Gate. Fatemi lavorare. Apuccio, ho capito, c'ha le ore contate, ma so due ore che c'ha le ore contate. Io mi sarei pure rotto, A chi lo dici? Io poi non ho ancora capito questa storia. Che c'entra il super panino? Alimentare, barman. Ci serve come esca, come trappola mortale. E visto che l'hai preparato te, trappola non lo so, ma mortale è di sicuro. Oh, ti bischierai. Zitio. Ah! Ferma dove sei! Ti abbiamo preso con le mani nel... Sacchi! Oh, ma che vi siete impazziti? Ma avete fatto mio colpo? Ma che sono scherzi da fa? Abro, ma pure dette, mangi le prove. Le prove? Ma sì, era un piano per smascherare Daniele, no? Ah, è così. Io sarei il ladro, vi ringrazio della stima. Beh, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Io avrò mille difetti. Voglio bene a Rossella, dormo, arrivo continuamente in ritardo. Ma una cosa non transigo, l'onestà. Mio nonno era generale dei carabinieri e io sono una persona integerrima! Daniele, scusa, amore, ma è stata tutta colpa loro. Come ho potuto sospettare di te? Com'era, Puccio? Questione di fiuto. Un piano matematico. C'ha le ore contate in trappola. E fatemi lavorare. Ammetto che qui il giallo si infittisce, diciamo, assume un altro colore, epatico, vogliamo dire olivastro. E soprattutto il mistero rimane assoluto. A me il panino. Chi me lo paga? Addio, Chicco. Qui è cominciato il final countdown. Vado a seguire un'altra pista, sento che devo scappare, è una questione di fiuto. Vai, vai, il tenente Palombo. Aspetta un po'. No.
qualcuno. Ti riaffido l'incarico di aiuto ispettore. Grazie della fiducia, Chicco. Sai, nel frattempo ho preso pure allenamento. Sento che siamo alla resa dei conti. Ecco, bravo, allora paga te. Oh, Sherlock, però un giorno l'altro una pezza te la prendi, eh? Sì, però mi sento un po' umiliato e offeso ancora, sai? Ma dai, anche Gesù perdonò Pietro quando lo tradì. Io sono Daniele, non Gesù. Avrete notato come in questo brano del Verga venga esaltato l'amore per la campagna, la natura, dove trionfa, come in tutte le sue opere maggiori, l'arancio, mentre nelle sue opere minori trionfa... L'arancino! Ecco l'arancino, ma che mi fate dire? Ma l'arancino è su piazza e per la panza no! Sì, professore, qualcuno mi ha fregato l'arancino, la mia colazione. Ancora? Ma che è la banda della pancia termica? Sì, l'arancino meccanico! Oh! Lo fa! Vada a posto! E mettiamolo con questa storia! In fondo, che sono a male? Ci tratta solo di un arancino! E poi vorrei sapere da voi, chi c'è in questa classe? Fantomas? Diabolik? Arsène Lupin? Ma non scherziamo! Non scherziamo! E che stiamo scherzando? Non scherziamo! Avevo già qua sopra un pacchetto con 3 sfogliatelle inviato espressamente dalla riomata pasticceria napoletana capriccio! Non mi fate arrabbiare! Ma professore, in fondo ha detto lei che sarà mai? Sono 3 sfogliatelle! Sacchi? 3! Come le sfogliatelle! Qui se non salta fuori il pacchetto mi mando in galera! In galera! Le sfogliatelle capricci? A Woodstock! Dov'è Chicco? È in classe a studiare con Bruno! Aspetta, fammi capire. Chicco studia durante l'ora di ricreazione. Sì, ha detto pure che non vuole essere disturbato. Ma qui da giallo si passa la fantascienza. Oh, ma qualcuno? Tutto sotto controllo. È inutile, bro. Nelle borse non c'è niente. Oh, incredibile. Il colpevole è qui, in mezzo a noi, eppure continua a colpire senza lasciare tracce. Però bisogna riconoscere che c'è del fegato questo. E c'ha pure un bello stomaco, con tutto quello che si mangia. Ti hai trovato niente? No. Anzi, due cose ho trovato. Sagoma americana? E sto mezzo arancino. Fantastico! Che c'hai fame? A blu, a te quello che ti frega è la prontezza. L'arancino rubato, no? Ah, il corpo di reato! Bravo! Dove l'hai rinvenuto? Rinvenuto? Traduco, indostava. Rinvenuto vuol dire indostava. Qui sta, sotto al banco del Benedetta. Ma che vi siete impazziti? Secondo voi io sarei il tipo da mangiare arancini? No, grazie, non voglio mica morire io. Scusa, Benedetta, ma non vedo il nesso. Ma come, non lo sapete che ogni giorno nei bar e nei fast food milioni e milioni di persone muoiono addirittura sterminate? Ma dagli arancini? Pure, ma soprattutto dalla vostra criminale cucina occidentale. Guardate, questa è la mia colazione. Sembra buono, che cos'è? Patè di semi di crisantemi, è una mia ricetta. Ci avrei giurato, Benedetta. Come l'hai cucinato? Al fornetto con l'olio santo? No, oltre semi ci ho messo radice di rafano, felci selvatiche, alghe e una foglia di ranuncolo. Guarda, è una delizia. Una aiuola. Ad averci un pizzico d'ortica era la morte sua. Ma lo sai che c'ha proprio ragione? Ci deve stare bene. Volete assaggiare? Volentieri, ma siamo in servizio. Ma che io mo con st'arancino che ci faccio? Fallo esaminare dalla scientifica. Mamma mia. Lo faccio esaminare dalla scientifica. Quanti? Tamponi. Lente. Filo, ma che filo? Forbici, presto. Hai capito, bro? Forbici.
Allora va. Il reperto presenta sale giusto, lievi tracce di rigaglie di pollo, peperoncino assente, colore rosso sugo. Ma chi se ne frega, papà? Ma il ladro ha lasciato l'impronte. Ha lasciato la mozzarella, si è mangiato i piselli. Hai capito che è dritto? A Bru, siamo di fronte al lavoro dei veri professionisti. Ma papà, ma insomma, ma qual è il responso? Ci stavo arrivando. Il responso è che il supplì è una vera monnezza. Tant'è vero che il ladro gli ha dato un mozzo che ha buttato. Oltretutto, dal mio esame gustativo, risulta che qui è stato commesso un grave delitto. Un delitto? Davvero, e qual è? Quello della mortacchia, alias mortadella. Nel supplì ci si mette il prosciutto, tutta più il guanciale, ma mai la mortacchia, vero Amalia? È elementare, Spartaco. Au! Au. Per favore, se dovuti, tornate al posto. Bruno, controlla che non esca nessuno. Ok, Sherlock. Ragazzi, vi ho riunito in questa stanza, come fa Ellery Queen, per annunciarvi che modestamente il sottoscritto ha risolto il caso. Lo so, avete fame di conoscere la verità? No, ci abbiamo fame e basta. A Ellery Queen, e date una mossa. Un po' d'atmosfera, no? Dunque dicevo che dopo un lungo ragionamento che adesso non vi sto a spiegare, ho capito che la chiave dell'enigma era nella ricetta del profiterol. E ora sono in grado di affermare con certezza che il colpevole è... Suspense. Bortolazzi! Ma che stai a dì? È un mese che si assente, sono tornato oggi. Ah sì? Bravo! Volevo vedere se stavi attento. Bruno, ricordami di controllare l'alibi di Bortolazzi. Quasi non c'è problema, è solo questione di tempo. A questo punto il cerchio si stringe e il colpevole non può essere che Aleandri. Innocente. Belletti. Innocente. Conti. Scusi, commissario, quanto mi daranno per offesa pubblico ufficiale? A che co... Silenzio! A Massimo, è tutta invidia. Ma che ne sai te del metodo deduttivo? La scuola di Sherlock Holmes e il dottor Watson. A me veramente prima mi è sembrata la scuola di Gasparo di Giuro. Quanto vuoi scommettere che se mi ci metto io lo trovo subito il colpevole? Oh Massimo, te prego, non interferir con le indagini. Anzi, lo sai che ti dico? E se fossi te il ladro? Va bene, Chicco, ma avete scoperto. Sono stato io. E ora ti racconto tutta la verità. Ho violentato un hamburger e svaligiato la casa del tramezzino. Ma Chicco, ma non ci parite. Comincio a nutrire forti sospetti su Massimo. Lo sai che pure io. Mi sa che fino adesso ci ha proprio preso in giro. Sai che sento che siamo sulla buona strada. Bruno, adesso tu esci, lo segui. Non perdi neanche una mossa di quello che fa. Oh, mi raccomando, però non ti fa scoprire, eh. Oh, Bruno, è un compito molto delicato. Non so se mi sono spiegato. Grazie, Chicco, non ti preoccupare. Sarò, come si dice, la sua ombra. Perfetto. Vado. Vai. Dove vai? Arrivato. Pronto, base? Sono Bruno Watson. Base? Quale base? Qui è il bar. Watson! Chi è? Watson? E lascia perdere, no, è Bruno Watson, il nome in codice. Ah, allora bene, dite chi è? Nero Wolf. Allora, Bruno, com'è andato il pedinamento? Missione incompiuta, me lo so perso. Ah, Bruno, sei un deficiente! Oh, non strillare, adesso l'ho ritrovato, sta a casa. Niente, questo c'è un alibi di ferro, se vuol tenere dieta stretta, se vuol tenere in forma, si deve preparare per una gara. Insomma, questo non mangia mai. A proposito, visto l'ora tarda, io ci avrei pure una certa famuccia, potrei andare a mangiare... C'ho la certa fametta, c'ha! Bruno, mi raccomando, non lo devi mollare mai! Mai! Boys! Boys!
Ammazza, dopo due giorni come vedi, ho capito perché chiamano via di piatti. Ferme da vigliacco. Ammazza, ma se questo non è un altro che Brugoso, ci ho brufizzolato. Ah, Bru, che hai fatto? Lasciano perdere chi da giorno taccia. Senti, Bruno, già te l'ho detto un'altra volta. Ci devi avere pazienza. Il cammino verso la verità è molto lungo. E mi sono accorto. Mi sono fatto 20 km di corsa. Ah, meraviglioso. Allora chissà che fame che c'hai. Cosa ti porto? Portami 5 sandwich. Non è il momento. Grazie, molto gentile. Beh, com'è andata? Bene, sono arrivato secondo. Ah, Bruno, io dicevo com'è andata l'indagine. Fammi vedere il rapporto. Non te faccio vedere il rapporto. Allora, ore 5, footing. Ore 6, footing. Ore 7, footing, che lo posso... Ho capito, vai avanti. Ore 7 e 15, e qui c'è il colpo di scena. Oh, finalmente, avanti, spara. Ma che? La signora mi ha sparato uno schiaffone in faccia, se credeva che sta appetito a lei. E te sta bene. Ore 7 e 30, perdo le tracce di Massimo. Te pareva? Però aspetta, alle 8 rientro sulle tracce di Massimo e non lo mollo fino all'ora X. Fino allora qui di scuola, no? Beh, Chicco di Magrida, come sono andato? Bravo! Se continui così, invece che raccontare le barzellette sui carabinieri, le racconteranno sui detective. Bruno, svegliati! Dai, fammi sentire quale sarà la prossima mossa. Beh, ecco, visto che mi sono fatto questa corsetta dei 20 chilometri, mi piacerebbe farti compagnia a te e mangiare qualcosa pure io. No. Aghi, ma quando viene sto momento? Mai! Ascoltami. Il pedinamento è un'arte. Tu più che un segugio mi pari in San Bernardo. Ma che ne so, organizzate, fa qualcosa, travestiti. Lascia perdere, va. Ci penso io. Sotto controllo. Guarda, io ho il piacere di conoscerla, eh. Abruzzo, Chicco, che non mi riconosci? Oh, incredibile, sei proprio te. No? Avevo mica t'avevo riconosciuto, sa. Se mi guardavi un altro po', chiamavo una guardia. Dai, dimmi, Massimo ha fatto sega oggi, ci sono nuovi sviluppi? Non lo so, Bru, brancolo nel buio. Anzi, sai che ti dico? Cambio. Regolare. Continua tu, Bru, tanto ormai ce l'abbiamo un pugno. Domande? Sì, una, ma quando si mangia? Ah, ma allora è inchiodo fisso il tuo. Abru, tu non sei un uomo comune, sei un investigatore, l'occhio privato. Guarda che l'occhio privato c'ha una fame che non ci vede. Vai tranquillo, Bru. Così travestito non ti riconosce nessuno, nemmeno tua madre. Sacchi! Ah! Giusto lei, non siamo andati a scuola oggi, vero? Si vergogni! E non faccia quella faccia. Tanto non l'ho messo agli esami. Non me la riconosce nessuno, manco mia madre. Ma qui Massimo ci scopre. Ma che ci scopre, Bruno? Io potrei pure stare qui a pomiciare, no? Abbasso il sedile. No, ma pomiciare, ma qui stiamo per investigare. Esatto, e qualcosa mi dice che lui è il colpevole. Tu vedrai se prima o poi non lo becchiamo mentre si strafoga torte, gelati, profiterol. Lui non lo sa che c'è un nemico in agguato. È vero, il nemico è il tartaro. Ma che tartaro, bro? Siamo noi il nemico, no? Ricordati questa frase, il delitto non paga. Agatha Christie. Giusto, e aggiungo, chi mangia da solo se strozza, Bruno Sacchi. Oh, arriviamo. Oh, che famo. Tranquillo, disinvolto, fai quello che fanno gli altri, a Bruno. Oh, ma dici davvero? Certo. Oh, Abru, ma che te sei impazzito? Ma che fai? Che quello fai? Che hai detto te, il disinvolto. Ma così è troppo. Disturbo? Ah, non sapevo che Watson e Holmes. Ah, ma voi siete quelli dell'agenzia investigativa, il finocchio privato. Guarda, Massimo, nemmeno ti rispondo. Sappi una cosa, che da un po' di tempo non mi piaci per niente. E meno male. Ciao, Bruno, tienilo stretto, eh. Ecco, vista l'ora, penso che stasera è proprio il caso di abbandonare il caso.
C'hai ragione, Bru. Andiamocene a casa, va? Ciao. Ciao. Ciao, investigatori. Oh, ma quello è Massimo. È vero, sta andando pure nella casa del delitto. Allora c'avevo ragione io, che t'ho detto? L'assassino torna sempre sul luogo del delitto. E chi se ne frega, Chicco, io stasera me ne torno a casa. A Bru. C'ho un piano. No! Sì. Meno male che sto piano si svolge al primo piano. Ma che tu vuoi tirare la finestra? A Bru, e che vuoi fare un'eruzione dal citofono? Oh, stai attento che può essere pericoloso, eh? Vai avanti te. Ecco, grazie. Dai, Bru, fammi vedere un bel barzo finito, dai. Oh. E appuntate col piede, no? Sbrigate! Oh, mica sono l'uomo ragno, sa? Oddio, ma che è il cadavere? È un frigorifero. Mamma mia, che frigorifero! Ah, Bru, guarda che c'è! La torta, le merende, tutto! Ah, ma dentro un frigorifero che ci vuoi trovare? Mutande coi pedalini? Oh, ma non vedi sto panino? Ma sembra il mio, quello che mi fece mia madre! Oh, se non è lui, è il sosia, eh? Era Woodstock. A Sherlock Holmes ce l'hai fatta, eh? Io da mo' che l'avevo capito. Sì, rubavo. Era un istinto irrefrenabile, un raptus. Come Norman Bates in Psycho Terzo. Eh sì, solo che lui ammazzava sotto la doccia. A te mangi come un lavandino. Beh, su, non te la prendere. È una sindrome molto comune. Woodstock compensava con il cibo una carenza affettiva dovuta alla separazione dei genitori. Un classico. E allora Bruno, con quello che si mangia, chi è? Le due orfanelle? A casa parma. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Vieni, che ora? Sì, è pronto in tavola. Hanno fatto pace, sono contento per te. Io sono contento per tuo padre. Se te doveva passare gli alimenti, lo mandai per stracci. Chicco! Che c'è? Ho capito tutto! Era Woodstock il ladro! Ah, Bruno, sei proprio diabolico, non te si può nascondere niente, eh? Povero Woodstock. Una storia veramente incredibile. Se ci ripenso mi vengono i brividi. Io se ci ripenso mi metto a piangere. Invece io se ci ripenso mi viene fame. Perdonatemi, amici, ma ormai sono guarito e vi garantisco che non accadrà mai più. Su, ragazzi, basta parlare di questo. Meno male che tutto è finito a tarallucci e vino. Ma che tarallucci e vino? Papparà, sorpresa! Caro Woodstock, per dimostrarti che ti vogliamo bene, accetta con tutto il nostro affetto. Ma i due non saranno rimessi insieme? No. Ma scusa, quella di ieri non era tua madre? Sì, ma lui non è mio padre. Era l'amico! Sì. E quindi... attenzione alle merende. Oh, il mio tramezzino! La mia pizzetta! Il mio succo di frutta! Ho finito di pulire adesso! Ma avete sporcato tutto, brutte bestie! Italiano.
ci stanno dalle rocce. Ma perché come vitello non ci sta Simon Le Bon, eh?